Ciao ragazze e ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Francesco e come vedi quest'oggi mi trovo in una strada di campagna perché oggi vi voglio parlare della nuova Sony ZV-1, una fotocamera compatta pensata soprattutto per chi vuole fare vlogging. Registra in 4K e anche nei profili colore S-Log 2 ed S-Log 3, oltre a quelli HLG per curve dinamiche in stile HDR. Seppur così compatta, è stabilizzata internamente e dispone di un microfono a 3 celle dal quale sto registrando che fa perfettamente il suo dovere. Il tocco finale è composto da un monitor estraibile ruotabile da cui effettuare autoriprese senza troppa paura. Stiamo forse parlando della fotocamera perfetta per i vlogger? Scopriamolo nella mia recensione. Ed eccola qui la piccola Sony ZV-1. Bella da vedere, bella da toccare, costruita in materiale plastico gommoso che trasmette una buona sensazione di qualità. È pensata per chi vuole ottime riprese per poi velocemente scaricarle sul PC o Mac, fare un minimo montaggio e pubblicarle online senza troppo video editing. Vediamo subito le specifiche prima di addentrarci nei video di test. La ZV-1 dispone di un sensore Exmor RS da 1 pollice, capace di 20,1 megapixel. Ha un obiettivo Zeiss da 24-70 mm con apertura f1.8-f2.8. Lo zoom ottico è pari a 2,7x, mentre quello digitale varia in base alla risoluzione, ma arriva fino a 11x per i video. La sensibilità ISO parte da 100 per le foto, 125 per i video, e si estende fino a 12.800. Interessante la presenza di un filtro ND interno per consentire riprese ottimali anche in condizioni di pieno sole. All'interno troviamo il processore Bionz X, per capirci lo stesso di tutte le mirrorless Sony come la Mi A7 Mark III, che ne permette il riconoscimento dei volti, degli occhi e anche degli oggetti per le vostre recensioni. Integra uno stabilizzatore di immagini ottico ed elettronico sia per la parte foto che soprattutto per quella video. Punto di forza come ogni Sony è l'autofocus, che non sbaglia mai un colpo ed è di fatto fondamentale per una camera per il vlog. Riprende filmati a 1080p fino a 100 o 120 frame per secondo e anche in 4K nei frame rate da 24, 25 e 30. Presente anche la modalità HFR che permetterà di registrare filmati in slow motion fino a 960 frame per secondo, oltre alla modalità timelapse che va ultimata con il software Sony sul PC o Mac. Sulla parte superiore troviamo il microfono interno a 3 capsule che sorprendentemente include nella scatola lo schermo antivento. Sul retro c'è il monitor da 3 pollici finalmente estendibile lateralmente e ruotabile per consentirci di effettuare vlog senza paura con i controlli touch attivi durante la ripresa, ma che purtroppo non funzionano all'interno dei menu. Manca completamente il mirino ottico che ha consentito a questa camera di mantenere dimensioni contenute nell'ordine di 105,5 mm di lunghezza per 60 di altezza e 43,5 mm di profondità. Il peso non arriva a 300 grammi con scheda e batteria. Batteria da 1240 mAh e slot scheda che può ospitare SD ad alta velocità che consentiranno di registrare slow motion molto spinti. Guardandola frontalmente c'è la spia di registrazione, una figata. Sarà successo forse anche a voi di fare un take perfetto per poi accorgervi che non stavate registrando? A me sì, purtroppo. Sulla sinistra si trova l'impugnatura più marcata, pensata appositamente per le riprese e scatti selfie. È chiaro che un supporto come un GorillaPod che ho utilizzato per i miei take è sempre consigliato per migliorare presa, stabilità e distanza. Sulla parte superiore ci sono il pulsante di accensione, il pulsante mode che sostituisce la classica ghiera delle modalità di scatto e ripresa, il tasto di registrazione dei filmati separato da quello di scatto che integra il selettore dello zoom, c'è il pulsante C1 destinato di default all'attivazione o disattivazione dell'effetto bokeh, all'estrema sinistra c'è la slitta per gli accessori di nuova concezione. Oltre che supportare flash, microfoni o mini led esistenti, questa porta supporta una nuova interfaccia che consentirà di posizionare microfoni o luci che verranno connessi automaticamente alla camera alimentati senza bisogno di cavi. Posteriormente si trova il display da 3 pollici che mi è parso ottimo sia a livello di risoluzione che di luminosità anche al sole e che si estrae per poi essere ruotato e permettere la visione quando si effettua vlogging. Infine ci sono tutti gli altri classici tasti come il menu, il tasto funzione e la ghiera di selezione, il tasto play per i media e il pulsante C2 che attiva il riconoscimento intelligente degli oggetti.
Al di sotto c'è il vano per la batteria e per la scheda SD e l'aggancio per i cavalletti, che ti ammetto essere posizionato molto male, perché quando agganciata non potremo estrarre la SD o sostituire la batteria fino a quando non l'andremo a rimuovere. Troviamo infine sul lato destro tre porte, il mini jack da 3,5 mm per il microfono, una porta multi micro USB anche per la ricarica e la porta mini HDMI. È presente anche la connessione Wi-Fi a 2,4 GHz e il Bluetooth 4.1. Ti segnalo che dentro la scatola non è presente il caricabatterie, ma solo il cavo. Ai. I filmati ripresi con la Sony ZV-1 sono di ottima qualità e si spingono fino al 4K a 30 frame per secondo. Si può comunque impostarla anche sui 1080p con frame rate che si spingono a 50, 60, 100 e 120. Tra le tante modalità di riprese consiglio sempre di utilizzare quella automatica, che andrà a regolare in modo ottimale tutti i valori, riuscendo a portare come risultato un filmato praticamente già pronto per la pubblicazione. Iniziamo vedendo come si comporta lo stabilizzatore di immagini. Considera che il mio test è stato effettuato su una strada di campagna abbastanza sconnessa e la ZV-1 era agganciata al mio GorillaPod. Ho rivolto la camera verso di me per un tratto e per un altro tratto l'ho tenuta puntata verso la strada. Come vedi, il risultato è molto soddisfacente e come ulteriore verifica ho fatto lo stesso tratto di strada con la GoPro Hero 8. Probabilmente la camera dotata del miglior stabilizzatore sul mercato. A te il giudizio sui risultati. Ho poi effettuato una comparazione della stessa scena in tre modalità. La prima che stai vedendo è in modalità completamente automatica e la camera deciderà tutti i valori di esposizione, di ISO, di scena in modo autonomo. Il secondo take è invece filmato utilizzando la modalità semi-manuale con profilo colore impostato su HLG, che spinge la curva dinamica dei colori verso l'HDR. La terza e ultima scena è ripresa invece con il profilo colore S-Log3. Qui e nella modalità HLG si hanno risultati migliori, ma richiedono un lavoro di color grading durante la fase di video editing che porterà via tempo prezioso se avremo fretta di pubblicare il video. Parlando di autofocus, chi mi segue da tempo sa quanto io apprezzi e lodi le capacità di Sony in tal senso. Anche qui l'ho trovato perfetto e, come stai vedendo, il passaggio di fuoco è sempre rapido e preciso, senza mai una sbavatura. Grazie al processore, lo stesso delle mirrorless, dispone anche del tracking al viso, agli occhi e agli animali. E qui troviamo una prima feature pensata per chi si autoriprende. Premendo il pulsante C2 sul retro attiveremo il tracking degli oggetti. In questa modalità la camera darà sempre la priorità agli oggetti più vicini, tenendoli a fuoco e mettendo in secondo piano il nostro volto che si trova alle spalle dell'oggetto. Questa modalità è il top per chi farà tante recensioni di prodotti e desidera mostrarli. Quando e se vorrete potrete utilizzare la ZV-1 anche in verticale, supportando i metadati e quindi registrando un video già in questo orientamento. Penso soprattutto a chi vuole creare contenuti per le storie di Instagram e simili. Un'altra feature molto interessante è il sistema di effetto sfocato sullo sfondo, il famoso bokeh, che si può ottenere premendo il tasto C1. La macchina porterà l'apertura al massimo valore di f1.8 per consentire un effetto massimo di sfocatura. Ci tengo a sottolineare che viene ottenuto otticamente e non elettronicamente come invece avviene sugli smartphone di ultima generazione. Si potrà utilizzare per le foto e anche per i video. Nell'infinito e caotico menu Sony ci sono tante altre opzioni di configurazione e personalizzazione che potrai scegliere. Se il touch display funziona per l'autofocus, purtroppo non è attivo per il movimento fra i menu, esattamente come la mia Sony A7 Mark III. Venendo alla parte fotografica, ho svolto un test veloce in modalità completamente automatica punta e clic e mettendola a confronto con un iPhone 11 Pro Max. Ho dato meno rilevanza a questa parte perché penso che questa fotocamera sia destinata principalmente alla registrazione di video. Come vedrai, i risultati sono comunque buoni, ma se sei alla ricerca di una fotocamera per le foto, forse ti consiglierei altro. Se invece cerchi una fotocamera per il vlog o per realizzare video e pubblicarli velocemente, la Sony ZV-1 è quello che cercavi. Ha tutto quello che ti servirà. Produce video di ottima qualità. Ha un microfono che funziona molto bene e che, con il coprivento incluso nella confezione, permette registrazioni già pronte per essere pubblicate. Ha tantissime modalità intelligenti di scatto e di registrazione che potenzieranno la tua esperienza di creazione e ti faciliteranno non poco nell'ottenere filmati praticamente pronti per andare online. I file che scrive sono efficienti e leggibili dalla stragrande maggioranza dei PC e dei Mac. Grazie al display ruotabile, la fase di registrazione di vlog sarà sempre effettuata senza paura. Mi sento di consigliarla anche a videomaker che cercano magari una seconda camera per take veloci da integrare con quelli effettuati da camere con caratteristiche più professionali. Veniamo al prezzo e al giudizio finale. Mentre registro, la Sony ZV-1 si può acquistare su Amazon a 759 euro con spedizione immediata. Ti lascio il link in descrizione.
Prezzo, a mio avviso, giusto perché racchiude in sé il processore Sony della gamma mirrorless. Un corpo ben fatto e dalle dimensioni contenute e tante modalità di registrazione pensate per chi filma da sé in ogni istante. Mi sarei aspettato sinceramente il caricabatterie nella scatola, ma sono stato felice di trovarci il coprivento per il microfono originale Sony. La durata della piccola batteria, filmando in 4K a 25 frames, si è attestata su circa 60-70 minuti, effettuando però tanti take separati. Vista la capienza di soli 1240 mAh, mi pare onesta. Per sincerità di cronaca ti segnalo che mi è capitato un episodio di overheating dopo 30 minuti di registrazione sotto il sole. Ho dovuto quindi aspettare una decina di minuti per ricominciare la ripresa. Non mi piace per niente l'aggancio dei cavalletti e supporti, posizionato troppo vicino al vano batteria e scheda SD. Se montato, dovremo smontarla per potervi accedere ogni volta. Il mio giudizio è quindi promossa e consigliata a tutti i vlogger. E tu che ne pensi? Fammelo sapere nei commenti, ci tengo tantissimo. Ti chiedo anche di lasciarmi un like se il video ti è piaciuto, senza dimenticarti di attivare la campanella delle notifiche che ti permetterà di restare aggiornato con i futuri video in arrivo sul canale. Un saluto da Francesco, godetevi queste bellissime giornate estive e ci vediamo presto qui sul canale. Ciao!